Non è cambiato molto, in effetti. Io vado la mattina presto nell'atelier, disbrigo alcune faccende pratiche, diciamo, amministrative, poi alle 9 salto in moto e vado nel mio laboratorio, dove naturalmente con i miei figli e Maria Teresa decidiamo che cosa fare durante la giornata. Si programma il lavoro sostanzialmente. Dopo di questo, verso le 11 rientro nell'atelier al Pantheon, che è un posto meraviglioso ovviamente, perché lavorare nel centro di Roma è come lavorare nell'ombelico del mondo. È una cosa incredibilmente bella, perché gli orizzonti che si vedono, gli orizzonti architettonici, i colori, i palazzi, i monumenti, è una ricchezza dell'anima, e questo ha influito notevolmente nel mio lavoro. Paradossalmente bene, perché vedete, chi lavora nel campo dell'arte vive un po' un mondo a sé, poi quindi non ha bisogno di molte diciamo relazioni esterne, non c'è bisogno, perché lui, un artista, in qualche modo vive un certo tipo di mondo, di realtà, e legge la realtà che vede. Quindi vedere questo aspetto, il silenzio, per esempio, vedere il silenzio, che è una cosa interessante, sembra un paradosso usare questo verbo, ma vedere il silenzio, oltre che sentirlo, è una cosa incredibile, una cosa a cui non eravamo abituati e che apre delle porte alla creatività in qualche modo. Il suono e il non suono rappresentano, danno una mano alla creatività, danno una mano sostanzialmente all'artista. Poco, perché torno al concetto di prima, la clientela fidelizzata, magari noi lavoriamo con tutto il mondo praticamente, laddove prima i clienti potevano venire, arrivare, fermarsi, eccetera, eccetera, adesso invece funziona dal punto di vista per email, lavoriamo per email. Diciamo che la clientela che conosce, che ci conosce, che sa, che già è venuta da noi, percepisce ancora la magia della creazione tout court, messa lì sull'istante, che nasce insieme, contestualmente, perché non è solo opera mia, attenzione, qualsiasi cosa io faccio non è solo mia opera, ma c'entra moltissimo la persona, la portatrice dei desiderati, del desiderio. E quindi un pochino di quella magia si perde, cioè prendo questa pietra, no, ci metto quest'altro colore e così via. Però la clientela fidelizzata lo sa, questo lo sa, se lo ricorda, perché è un'esperienza. Chi viene da me per la prima volta resta stupito dal fatto che io contestualmente gli faccio il bozzetto, lo schizzo, che spesso e volentieri, diciamo nell'80-90% dei casi, è contestuale, non è che lo rifaccio, e quel bozzetto là va direttamente in laboratorio. E questo chiaramente lascia un pochino stupiti, perché ora sembra una cosa normale, ma fino a 70-80 anni fa si faceva così, non era... Non mi sono inventato niente di straordinario. E questo fenomeno, come tutti i fenomeni, c'è un rovescio, un dritto e un rovescio della medaglia. Il dritto l'abbiamo constatato tutti nei terribili numeri che ci sono stati nel mondo, e specialmente anche in Italia. E il rovescio della medaglia è che in qualche modo questo darà luogo a, forse, speriamo, a un diverso, probabilmente a un diverso stile di vita. E mi spiego. Ci sarà meno edonismo in qualche modo, perché messi di fronte a queste tragedie, le persone cominceranno a cercare di capire veramente quali sono i veri valori della vita, che non è il pensiero debole. Il pensiero debole qual è? Il pensiero
dell'egoismo, dell'edonismo puro e semplice, fine a se stesso. No, questo non si verificherà più. Speriamo che non si verifichi più. Naturalmente questa cosa va connaturata con i grandi numeri. La produzione in questo senso ha delle grosse responsabilità. Chi produce, qualsiasi cosa si produce cultura. Cioè, la cultura che cos'è? La cultura è il nostro reale quotidiano. La cultura non è solo dei massimi sistemi, la cultura è qualsiasi oggetto. E allora sarà importante che tutte le attività produttive sentano questo tipo di responsabilità e in qualche modo immettano nel proprio prodotto dei concetti sociali, dei concetti che non sono delle, apparentemente sembrano delle spese maggiori, in realtà sono semplicemente degli investimenti per il futuro. Le morti di persone che conoscevo, ma non solo di clienti, di amici, di cose, questo ci ha segnato, questo ha lasciato dei segni importanti e ci ha fatto anche rendere conto, vede, la presenza della morte, noi in Occidente non siamo molto abituati al concetto della morte, perché quando muore qualcuno, lo seppelliamo e dopo 3 giorni è finito tutto. In Oriente, per esempio, questo non è vero, non succede. In Oriente la morte fa parte del quotidiano, della vita, e non viene nascosto in qualche modo. Noi lo viviamo come la malattia, la morte, lo viviamo come se volessimo cancellarlo. No, è un errore grave, perché la morte fa parte della nostra vita, come le malattie, bisogna tenerne conto, non bisogna nasconderlo. Ecco, questa è una cosa importante, è un messaggio molto importante. Siamo vicini sempre a chi sta male, sempre, ricordiamo sempre le persone che non ci sono più. E questo, a me è morto un carissimo amico, veramente è stata una cosa per me devastante, perché qualcosa di più, io non ho fratelli né sorelle, però per me era come qualcosa di più, perché era una persona con cui condividevo delle cose culturali anche, oltre che di lavoro, di cose, e quindi è un modo di consolidare questo aspetto che le dicevo e ricordarlo. Io lo ricordo sempre e ogni volta che lo ricordo con un sorriso e con dolore.